questo cambio di atteggiamento e poi di presentare la partita con Sora, quali ritieni possano essere le difficoltà al netto dell'opposta posizione in classifica? Buon pomeriggio. Sicuramente entrare nei dettagli è un po' lungo, ma proverò a farlo un po' breve, sì. Dopo questo del quarto anno che sono qua, la matematica e il campo ci ha dimostrato che allestire squadre con i singoli non ci porta da nessuna parte. Quindi quest'anno abbiamo dei singoli, abbiamo la squadra, e l'anno scorso lo avevamo e siamo stati un passo da una finale tra virgolette mancate del Champions League, una semifinale persa meritevolmente in mano del Trento in gara secca. Quindi l'esperienza di queste, del mio andamento in questa società mi ha fatto capire che ci serve un'altra strada da percorrere. L'ho capito anche l'allenatore, l'ha capito lo staff, l'abbiamo capito anche noi. E penso l'avete capito anche voi, perché nessuno mai parla del perché Saisa gioca almeno del 40% d'attacco, se no perché come la squadra gioca, come la squadra vince, nessuno lo fa risalto, diciamo, di quelli singoli, sino di quello che fa la squadra, al di là di che sappiamo che abbiamo dei giocatori che possono comunque fare qualcosa di più che qualcun altro, ma leggendo i vostri post, i vostri giornali, mi rendo conto che già non è più così, quindi sicuramente la mentalità che noi mostriamo dentro campo si è anche trascorsa anche fuori, anche la società, e sì, penso che questo è un passo in avanti per una società seria, una società che comunque c'è un percorso ancora molto lungo di maturità, e quindi questo è quello che penso io dopo quello che io ritenevo di quello che ho detto dopo partita, che comunque siamo all'inizio, è la quinta gara del campionato. Abbiamo iniziato 2 mesi fa e al di là di aver vinto la Supercoppa, per me non vuol dire un bel niente, sennò che abbiamo delle qualità e potenzialità per andare fino in fondo di qualunque torneo Coppa ci vorremmo proporre, diciamo. Per la partita con Sora sinceramente non c'ho molto da presentare, sennò ieri dopo partita siamo venuti subito in palestra ad allenarci, oggi uguale, domani faremo lo stesso e andremo solo a mettere in campo tutto il nostro che avremo a disposizione per vincere la partita. Non ci aspettiamo niente da nessuno, sicuramente dipende molto da quello che facciamo noi, i nostri 9 metri, che per adesso sta funzionando, dobbiamo migliorare ancora tanto, ma comunque sappiamo che la strada è questa e proveremo anche a imporre il nostro gioco anche domenica prossima. Cioè, al di là di tutti i discorsi che tu hai fatto adesso, questa potrebbe essere magari un'occasione propizia per andare da soli in testa alla classifica anche in termini di punti e non solo in termini di set, perché la Modena che giocherà con lo sconto diretto, secondo te è un'occasione da sfruttare, con quale stato d'animo secondo te? Beh, sinceramente quello che fanno gli altri non mi tocca né mi cambia. Quindi quello che può fare Modena, Macerata, Trento, Verona non ne frega veramente molto, molto poco. E quello che posso dire è che noi sicuramente andremo tutte le partite a fare il nostro risultato. Sappiamo che in qualche campo è un po' più, tra virgolette, un po' meno difficile, in altri campi sarà molto più difficile. Noi comunque siamo consapevoli che possiamo fare molto bene. E niente, adesso sì, siamo primi, siamo soli, non abbiamo preso set, ma comunque ritengo e ribadisco che siamo all'inizio, quindi che questo non vuol dire ben niente, anzi, ci dà la dimostrazione che siamo sulla strada giusta, ma comunque abbiamo tanto da lavorare, abbiamo tante partite da fare, tante trasferte da fare, e che preferirei parlare di questo alla fine del campionato e non adesso. Parlavi del carattere, cioè siete diventati più squadra grazie all'esperienza o grazie anche ai nuovi giocatori? Beh, noi giocatori siamo in due, tre. Penso che abbiamo capito che quello che abbiamo fatto fino all'anno scorso non ci basta per fare una squadra sola, una squadra che non c'ha blackout, una squadra che andava nel pallone quando le altre squadre le mettevano in difficoltà, una squadra che puntava soltanto a un solo valore aggiunto e non in tutta la squadra, quindi anni scorsi
parlando da noi e parlo anche di quelli da fuori, si parlava soltanto di Tanasieri dopo l'anno scorso, soltanto di Saizen. Quindi noi vogliamo che si parli di Perugia. Sì, Perugia, siamo un tanto dei giocatori, abbiamo dimostrato anche domenica che tutti possono entrare e fare il suo in qualunque momento della partita. E è questo che vorremmo anche della gente fuori, dei giornalisti, che ci vedano soltanto come una squadra e non come singoli, perché fino a oggi, 2 o 3 di novembre, non so che giorno è oggi, 3 di novembre, non abbiamo soltanto vinto una Supercoppa, niente altro. Luciano, ti chiedo dal tuo punto di vista come hai approcciato l'anno, visto che sei il capitano. Mi rendo conto che magari è più una cosa simbolica, però c'è stata un'investitura da parte, immagino, del coaching staff, dei tuoi compagni. Quanto ti gratifica? Se ti rendi conto che durante gli allenamenti fai qualcosa di leggermente diverso, magari a livello comunicativo con i tuoi compagni. E poi ti chiedo a questo proposito anche, tu prima hai parlato del fatto che siete tanti ad essere bravi, non solo quelli di cui si parlava più spesso, un giudizio su Show, visto che l'altro giorno è entrato e ha fatto anche bene. Beh, mi sono perso. Comunque, all'inizio... Perdonami. Questo sinceramente, essere il capitano di questa squadra è un onore. È gratificante, molto stimolante, ma non cambia il mio modo di vedere o il mio approccio alla pallavolo in sé. Cioè, certo che magari ho qualche spuntino in più a ordine di maturità, qualificativo nell'andare a parlare con lo staff, ma non faccio niente che non faceva prima, soltanto ho capito anche facendo il capitano anche nazionale che lo più importante è quello che vedono gli altri, l'esempio è quello che tu fai, quindi qua a chiacchiere siamo molto bravi, ma a fatti siamo veramente ancora tanto da migliorare, quindi provo di farlo con quello, con i fatti, provare a fare allenamenti, dare il massimo quello che posso tutti i giorni e provare che la squadra ci segua e mi segua per migliorarci anche partita a partita, settimana a settimana e arrivare alla fine del campionato carichi e consapevoli che possiamo fare molto bene. Un giudizio in quanto a James, io già lo conoscevo, l'avevo visto giocare, sicuramente ha uno stile di gioco molto diverso dal mio, quindi presumo che anche per quello è stato preso, perché è un giocatore fisico, atletico, che può dare anche un cambio di gioco importante quando viene chiamato in causa. Amuro è molto bravo, quindi anche sfruttano quella possibilità e quella capacità che c'è lui, quindi sicuramente è giusto per questa squadra qua, anche se spero che possa prendere il più possibile di questa esperienza qui, così gli anni prossimi può andare a giocare, perché è un giocatore che per me non è un giocatore di far secondo, sennò è un giocatore che può esprimere la sua potenzialità e portarla avanti per un bel po'. La sensazione è che il tuo rendimento quest'anno, in queste prime giornate, sia migliore rispetto a quello delle prime giornate dello scorso anno. È così secondo te? Lascio a voi il giudizio. No, se tu ti senti, vabbè, innanzitutto soddisfatto del tuo rendimento, ma se ti senti magari più utile, più brillante. Mentre che vinciamo, l'altro, come detto prima, ne frega veramente un tuo. Sicuramente. Si parla, sì, uno fa l'MVP, a me veramente non mi cambia molto. Sicuramente ho un vantaggio in confronto a altre società, che abbiamo cambiato soltanto 3 giocatori, quindi per me questo è stato molto più facile l'approach, è stato molto più facile l'adattamento anche se sono arrivato in ritardo, e mi è molto più facile allenarmi e non essere troppo pensieroso di cosa devo fare e cosa non devo fare in certi momenti. Dopo, sì, forse il livello che abbiamo espresso a livello squadra è molto più alto di quello dell'anno scorso. E forse tutti dicono, vabbè, la palla passa sopra le mie mani, quindi diranno che c'è come dare un passo in più o meglio dell'inizio scorso. Ma sinceramente io, come ho detto prima, provo a dare il massimo, provo a mettere i miei compagni nelle migliori condizioni e provare a fare il tutto per vincere. Se tu mi dici che mi sento molto meglio l'anno scorso, sicuro, ma dopo il riflesso delle partite sicuramente si può fare molto meglio e spero continuarci così. Una
domanda che un pochino forse ha già risposto a questo, quindi te la faccio in due parti così lui può rispondere anche altro. Ho notato, specialmente nella partita precedente, che con ricezione perfetta c'è quasi sempre la conversione del punto immediata, sulla giocata dopo c'è la conversione del punto. È diventato più facile per te giocare i secondi tocchi quando c'è in ricezione magari un aiuto come quello di Max, come anche il resto della squadra penso sta ricevendo molto meglio? E poi l'altra parte, ora avrete due trasferte comunque impegnative, perché vabbè, a parte quella qua che è vicina di Frosinone, quando avrete la partita in Bielorussia dicembre, se poi al ritorno ci sarà Trento, come vi state avvicinando anche a questa mini tour de force, insomma? Bene, la prima parte sicuramente avere Max, senza togliere merito a quello che ha fatto Baretto e Fede Tossi l'anno scorso, ci dà tra virgolette una sicurezza in più, perché comunque sappiamo che Max è un altro tipo di giocatore, che è quello che non è né Vari né Fede Tossi. Comunque anche l'anno scorso sempre si è parlato del problema della recessione, ma non è che ne avevamo avuti grossissimi, penso che abbiamo avuto problemi non tecnici sino mentali in tutto il campionato, però sicuramente per quelli che ricevono, tanto Ivan, Aaron, Alex, Dore, avere un libero con le sue capacità è molto più facile, è molto più semplice essere in linea recezione, e comunque si allenano anche abbastanza, quindi per quello che posso dire io, che vedo loro, che c'è un'intesa molto importante, anche perché Ivan sta ricevendo bene, Aaron sta prendendo la recezione che deve prendere, non altri. E c'è molta partecipazione in quello che è a fondo campo, e quello ha anche quello fa che la squadra, comunque sapendo che abbiamo degli attaccanti di molta qualità con la palla in mano, non è che è facile per noi, sono molto difficile per gli altri giocarci contro, certo. Perché per noi è naturale, lo facciamo tutti i giorni, quindi sappiamo che la nostra arma fondamentale è la battuta dell'attacco, quindi dobbiamo fare sicuramente belle cose indietro, che sarebbe difesa, copertura e percezione, che è quello che in teoria nessuna squadra ci cataloga come che siamo capaci di fare. Però in queste palette qua abbiamo dimostrato che siamo tanto ben altro che battere e attaccare, se no una squadra compatta che comunque ha i momenti, e sicuramente questo deve essere qualcosa in più che dovremmo mettere in campo tutte le domeniche. In quanto alla trasferta, sicuramente sono trasferte difficili, perché sono trasferte che comunque giochiamo contro avversari che tra virgolette sulla carta non sono molto impegnative, ma comunque la concentrazione deve essere al massimo, l'approccio alla partita deve essere comunque importante, e c'è una trasferta di mezzo che non è poco, quindi noi torneremo qua giovedì dopo due partite, partendo domani, e saremo in campo domenica, mercoledì con Minsk il ritorno, e con Trento una partita importante in casa, quindi l'approccio sicuramente altrettanto tra virgolette noioso, diciamo, perché comunque siamo sempre qua dentro e i momenti di sbaglio, diciamo, sono pochi, ma abbiamo il fuoco e la mente pensando a quello che dobbiamo fare, andiamo partita a partita, domenica sarà una partita comunque importante, perché comunque sappiamo che tanto Sora come Minsk non c'hanno niente da perdere contro di noi, sino tanto da guadagnare, quindi noi dovremmo essere bravi a giocarci subito le nostre carte e fare il miglior lavoro possibile senza fare tanti danni a noi stessi. Grazie. Ma vincere la Supercoppa quanto ha dato alla squadra, al gruppo, all'ambiente in termini di autostima e fiducia? Beh, io l'ho detto a Paolo il giorno dopo, ho detto, per me la Supercoppa ha dato più a voi, alla società, a Sir che a noi giocatori, perché io sinceramente non ho manco festeggiato, sono tornato, il giorno dopo abbiamo giorno libero, e il giorno dopo eravamo in palestra come se niente fosse, e lo primo che ci è stato detto, ragazzi, anche se abbiamo vinto la Supercoppa, la strada è ancora lunga, quindi non abbiamo manco fatto la cena del vincere la Supercoppa, quindi... ci ha dato sì la consapevolezza, e comunque anche non essendo ai massimi livelli di allenamenti e tanto, con tanta concentrazione, tanta partecipazione di tutti, tanta disponibilità di tutti quanti, abbiamo messo in campo una bellissima pallavolo per tutto il weekend, e penso che siamo stati comunque giusti vincitori di questa Coppa, dopo quello che ha portato indietro a noi, a me principalmente poco, perché subito dopo la partita mi ricordo di aver detto che
che la strada è ancora lunga e che questo non ci deve comunque togliere del cammino e della strada che stiamo percorrendo per gli altri obiettivi. Luciano, ti chiedo un giudizio su Russell, se è possibile, perché è tornato dopo un lungo periodo di infortunio, anche piuttosto serio, ed è come se non si fosse mai infortunato praticamente. Infatti stavo proprio di quello. È tutto male come se non si fosse fatto male. Ma comunque Aaron, tanto Aaron come James, come quelli che sono sempre americani, scuola americana, hanno questa cosa, marcia in più alla tensione d'Italia, ai recuperi, all'attenzione al suo corpo stesso, quindi era inevitabile che lui tornasse così, anche perché aveva un gruppo di dottori tanto qua come là disponibili. Lui ha fatto tutto da capo con la massima esigenza e ha fatto sicuramente il miglior recupero che poteva avere, e è tornato in campo come saltando più di prima, con molta più tranquillità, e per quello che noi abbiamo bisogno di lui, che sia tranquillo, che stia bene, e mi auguro che non succeda più una roba del genere, perché sicuramente vederlo da vicino sarà molto brutto. Grazie. Per avere un giudizio sul campionato, cioè a livello più o meno dello scorso anno, avversari più o meno forti, cioè vuol dire è un'occasione da non perdere per la SIR, cioè, un discorso un po' generale sul campionato. Sicuramente il campionato è molto equilibrato, al di là di tra virgolette due squadre che magari sono un po' sotto le aspettative, per magari causa infortuni o causa cose varie di inizio stagione. Sicuramente ci sono molte sorprese, molte squadre che comunque sapevamo e tutti sanno che saranno sempre tra le prime 5, tra le prime 4. Ma di Ravenna, Latina, Piacenza hanno dimostrato che comunque c'erano delle squadre per giocarsela contro di tutti. Trento ha iniziato su 5 gare, ha perso 3, quindi per me tutto può succedere. Sicuramente siamo molto all'inizio ancora, molto presto per dire cosa succederà o cosa no, però fino alla fine dell'anno sicuramente Ravenna o qualche squadra che non è messa in conto di che può stare tra i primi 5-6, mi sa che ci sarà. No, io chiedo scusa, sono arrivata tardi, ci avevamo una trasmissione in diretta. Ma sono problemi. Ragionavamo in trasmissione prima con il direttore del Corriere dell'Umbria, Mercadini, sulla campagna acquisti di quest'anno e sui giocatori giovani che sono stati ingaggiati. No? Mi riferisco anche ad esempio a James Shaw, so che ti hanno già fatto la domanda su Shaw, ma anche Ricci, Anzani. Non so, qual è il tuo rapporto con questi giovani acquisti? Come li vedi in prospettiva per una SIR futura? Ti chiedono qualche consiglio? No. Il problema è che sono giovani di età, ma maturalmente in campo o giocano da un pezzo, quindi non penso che hanno bisogno di consigli da qualcuno se non che degli allenatori, e hanno dell'esperienza necessaria come per appartenere a questa squadra qua, altrimenti nessuno della società l'avrebbe preso in considerazione. Vabbè, l'ho detto anche Jane, ma posso dire anche di Arzani, posso dire di Ricci, posso dire anche dei ragazzi nuovi che già conoscevo, comunque sono del giro delle nazioni, loro nazionali, quindi non hanno bisogno di comunque dei consigli e niente altro, se no deve mettere in campo la sua pallavolo migliore e metterla al servizio della squadra. Dopo, neanche non è che siamo anche una squadra come sono magari le femmine che si tiene consigli e si raccontano le cose, noi siamo molto più ultimamente, anche da quest'anno, molto più professionisti, ci facciamo pochi cavoli nostri e pensiamo più al discorso gruppale della pallavolo. Dopo certo ci sono i gruppi fuori, ma quello ci sono dappertutto, è inevitabile, ma penso che dentro il campo mettono tutti e tutto al servizio della squadra, è quello che è importante, al di là ci sono o più giovani o più vecchi, quindi quello sicuramente qualcosa che per il futuro della SIR sarebbe molto importante. Adesso che ci sono qui fammi domande, perché dopo mica sono antipatico, No. Sì. Già che no. Sono disponibili, approfittate, perché dopo non ci sarò più. Senti, com'è stato ricevere la standing ovation del pubblico al termine della partita? C'è stato nel 9. Vedi, tu me l'hai da volta!
sicuramente provato, è stato molto più forte che quella mia, anche quello sicuro. Ma abbiamo vinto, quello è importante. Dopo, quello che può succedere. Va bene, altro? Okay. Grazie. Prego.